Nell'aprile del 1994 la provincia inizia la realizzazione della pista ciclabile tra Passariano e Codroipo per la valorizzazione della pianura friulana, di Villa Manin e del turismo lento. Nello stesso anno ci si domanda se nascerà il Parco dello Stella, cosa che poi avverrà nel 2004. La latteria di Coderno viene premiata con la medaglia d'oro come azienda che valorizza il Montasio, mantenendo la tradizione casearia del Medio Friuli, dove ogni paese aveva la sua latteria. Sempre nel 1994 nasce l'associazione Da Pannocchia e si festeggia il primo anno del centro diurno Il Mosaico, due associazioni create affinché nessuno venga lasciato indietro. Un tema che abbraccia il decennio è l'evoluzione dell'Inussio di Codroipo. Il Medio Friuli si caratterizza per proposte culturali di alto livello, tra cui il PIC, Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, l'Associazione Musicale Armonie e l'Associazione Culturale Colonos. Dopodiché ci si chiede se a Codroipo l'ex prigione diventerà museo, in seguito divenuta nel 2003, con l'inaugurazione del Museo Civico Archeologico. Nel 1995 nasce Atletica 2000, che punta alla crescita armonica dei giovani e alla loro socializzazione. Il ponte discute sulla tutela della Marilenghe. Il friulano rischia di scomparire, titola il ponte a inizio 95. Nel 2001, con l'ampliamento della scuola media, iniziano i lavori per la nuova sede della scuola primaria di Varmo, inaugurata nel 2003. In questi anni si comincia a farsi sentire la problematica dei rifiuti, con l'appello del sindaco di Sedegliano per un maggior senso civico.